Dal 13 febbraio Cava dei Tirreni ha una nuova agenzia di viaggi, Conturbante Viaggi e Turismo, in via Guerritore 24. Si è svolta questa mattina presso il chiostro della Basilica Pontificia della Madonna dell'Olmo di Cava dei Tirreni la cerimonia di consegna delle attrezzature medicali per i presidi ospedalieri di Santa Maria dell'Olmo e di Castiglione di Ravello da parte del clero dell'Arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni. Infatti, come annunciato dall'Arcivescovo Soricelli nelle scorse settimane, i sacerdoti della diocesi hanno donato una mensilità per l'acquisto di apparecchiature medicali. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco Vincenzo Servalli, la direttrice sanitaria del plesso ospedaliero Santa Maria dell'Olmo Luciana Catena, il responsabile dell'unità operativa di prevenzione collettiva dell'ASL Salerno per Cava Vietri Giovanni Baldi e una rappresentanza degli operatori sanitari del presidio ospedaliero e del mondo del volontariato. Al termine della cerimonia, l'arcivescovo Soricelli ha impartito la benedizione ai presenti e alle nuove apparecchiature. Sì, è una giornata significativa, un gesto semplice di solidarietà, di amicizia, di vicinanza da parte del clero, in aiuto anche dei due presidi ospedalieri che stanno sul nostro territorio, quello della Incoronata e l'Olmo di Cava dei Tirreni e quello di Ravello di Castiglione. Piccoli gesti per dire che come chiesa, come presbiteri vogliamo essere vicini alla gente e dare una mano. Anche in questo momento difficile di pandemia, di tristezza, di dolore, ma anche di solidarietà.